mia positività, appunto, e sono una maschera per non far preoccupare gli altri. Quando lo portai dissi: perché mio figlio quando lo chiamo non si gira, non parla più, non indica più le cose, non guarda più la TV, non imita più le canzoni. In quel momento io non consideravo nessuno, io non mi ricordavo nemmeno come si chiamavano le mie sorelle. È come se se mi mancasse qualcosa, ma non mi so spiegare qualcosa. Poi ci penso e dico sì, manca qualcosa, ecco. 3:30 di quel giorno non riuscivo nemmeno a respirare. Tuo uomo sta dormendo accanto a te. Hai ragione, Paola, hai proprio ragione. È l'uomo più bello che abbia mai avuto accanto a me.